Abbiamo voluto immaginare, attraverso anche le associazioni e gli enti di formazione che ci hanno aiutato in questo percorso, di portare avanti un percorso appunto di portierato sociale a disposizione di tutto il quartiere. E quindi raccontiamo la storia di questi due tirocinanti, un po' più adulti rispetto a quelli che sono in genere i tirocinanti, che appunto sono al servizio del quartiere, non solo pulendo, magari allestendo in maniera più ordinata quella che è la piazza dove si trovano in genere a operare, ma anche raccogliendo la spesa, ma i pacchi che magari arrivano alle famiglie, svolgendo appunto quelli che sono i servizi che in genere un portiere fa in un palazzo e che loro si invece mettono a disposizione di tutto il quartiere. Secondigliano è il primo quartiere con un servizio di portierato pubblico e gratuito, utilizzando i percettori del reddito di cittadinanza. In piazza Luigi di Nocera, negli spazi dell'associazione LARSEC e dell'associazione dei reduci ed ex combattenti, saranno offerti servizi come ricezione pacchi e corrispondenza, deposito chiavi, custodia temporanea di piccoli oggetti, una bacheca per annunci e un angolo per il prestito e la lettura di libri, oltre alla pulizia straordinaria della piazza. I percettori svolgono un tirocinio retribuito di 9 mesi per 500 euro al mese. Abbiamo chiesto agli enti del terzo settore di collaborare con noi, quindi c'è una manifestazione di interesse sempre aperta per tutti gli enti del terzo settore che eventualmente sono disponibili a ospitare percettori del reddito in quelle che sono le attività di utilità collettiva che sono previste appunto per loro. Piccolo progetto però molto significativo perché mette insieme tante belle idee. Il recupero di un territorio, di un pezzetto di territorio importante, perché Secondigliano è un luogo che merita una grande attenzione al quale noi ci dedicheremo molto nei prossimi mesi. Persone che vengono recuperate per dare un contributo alla comunità, fare in modo che ci sia un servizio sociale che sia legato poi anche ai percettori del reddito di cittadinanza, quindi tanti messaggi positivi, un esperimento che noi vogliamo poi replicare in altri luoghi della città, proprio per fare in modo che servizio pubblico, recupero e inclusione delle persone, valorizzazione delle persone, cooperazione e collaborazione con le associazioni del territorio diventino una leva di rinascita e di ripartenza della nostra città.